tra gli zaini in picta, lì sullo scaffale, sì. Gli eastpak li mettiamo sotto. Direi che poi ci siamo. Fantastico. Oh, quest'anno sono veramente carini. Va bene, prosegui tu, che ho sentito che sta arrivando un cliente. Dopo ti do una mano. Come stai? Ci siamo già visti l'anno scorso, vero? Ricordavo bene. Avevi preso l'astuccio, quello fucsia con i brillantini, giusto? Ok. Sono felice di vederti anche quest'anno. Come hai visto, abbiamo un po' rinnovato l'ambiente. Ci sono alcune novità. Fantastico. Allora, dimmi tutto, cosa ti serve quest'anno per la scuola? Ok. Come te l'hanno rubato? Ok. Vabbè, dai, non preoccuparti. Allora, quello della Eastpak con i brillantini, quello che hai preso l'anno scorso, purtroppo quest'anno non me l'hanno più mandato, probabilmente era una edizione limitata. Però ho qualcosa di molto simile, adesso te lo faccio vedere subito. Diciamo che è una pochette che però puoi usare anche come astuccio. Guarda che bella, è ancora più glitterata. Certo, te la faccio vedere da vicino, guarda quanti glitter, e l'interno è molto spazioso. Sì, la puoi usare o come astuccio o come pochette, ed è la cosa più simile all'astuccio quello che hai preso l'anno scorso. Ok, allora questa cominciamo a metterla da parte. Perfetto, così poi magari durante le vacanze, così te la puoi anche portare per tenere dentro qualche trucco, qualche crema, perché no, un doppio uso. Ok, per il resto dimmi un po' cosa ti serve. Penne particolari. Assolutamente sì, ho anche qualche piccola novità. Partiamo proprio da quelle più strane, o vuoi vedere anche qualcosa di un po' più sobrio, anche se particolare? Quelle più strane, va bene. Allora, ho qualche matita con i pompon. Adesso te le faccio vedere una alla volta. C'è questa morbidissima che, come vedi, sembra quasi una candy cane perché appunto ha il manico fatto in questo modo, come la classica candy cane di Natale, e dentro appunto c'è la penna, quindi è come se questo fosse il suo cappuccio. È veramente morbidissimo e è molto simpatica. Diciamo che appunto nel periodo natalizio è proprio una chicca. Altrimenti abbiamo questa che è una penna dal pompon viola, già il suo cappuccio di plastica, quindi in questo caso è come se il pompon fosse la coda della penna, ma non funge da tappo. E il pompon in questo caso è un po' diverso, un po' più peluscioso. Te lo faccio vedere più da vicino, eccolo qua. Un mix di fucsia e viola. So che ti piace molto il fucsia, quindi potrebbe essere anche in tinta con il tuo astuccio.
tatuaggio ed è molto carino perché vedi che sul corpo ha tutti questi pua leggermente dorati, come vedi, sono proprio di colore oro, molto molto carini. Intanto perdonami se senti un po' di casino quest'oggi al negozio. Sì, purtroppo qua di fianco stanno facendo un trasloco. Lo so che noi abbiamo la nomea di essere un negozio molto molto rilassante, ma ogni tanto capitano questi problemi. Altrimenti, questa è una new entry, abbiamo questa splendida penna azzurro chiaro, è tipo un verde acqua e sul corpo, come vedi, ha tutti questi brillantini che la rendono davvero molto molto particolare. Ha proprio il suo cappuccio, così come la penna viola, e questa è proprio una new entry, è arrivata quest'anno, non so se sia in edizione limitata o meno. Ok, altrimenti, e questa forse l'avevi già vista l'anno scorso, abbiamo la penna con i tentacoli. Molto molto particolare, diciamo che in classe potrebbe non essere ideale perché quando si scrive fa un po' di confusione, quindi il tuo compagno di banco o la tua compagna potrebbero non essere molto felici di sentire continuamente questo rumore, anche se personalmente io lo trovo rilassante. Ti faccio vedere anche quelle un po' più sobrie. Per quanto riguarda le penne un pochino più sobrie, anche se comunque particolari, abbiamo la selezione di Pampling e abbiamo anche proprio delle penne che ci sono arrivate questa mattina, sono ancora confezionate. Parto da quelle che puoi vedere già distribuite all'interno degli appositi scaffali. Allora, in particolare ti posso mostrare questa, che come vedi è a tema piratesco. Non so se tu possa apprezzare, sì, lo vedi bene, perfetto. A tema piratesco. Sono penne di ottima qualità, scrivono molto molto bene. Se vuoi le puoi provare su quel piccolo foglietto che vedi lì appoggiato. Altrimenti c'è questa qui a tema fumetto, eccolo qua, vedi ci sono anche delle onomatopee tipo pow oppure altre onomatopee ac, molto simpatico. E invece tra quelle nuove che ci sono arrivate, questa è ancora incartata. È a tema mostriciattoli. Guarda che bella questa, è il tappino anche giallo. Vedi quanti mostriciattoli. Eccolo qui. Scrivono tutte molto molto bene, hanno un ottimo tratto e hanno tutte anche il pratico gancetto. Queste sono indubbiamente penne un po' più classiche, anche se con la particolarità di avere dei soggetti un pochino più sfiziosi. Ok, quindi prendiamo il pompon, sia quello viola che quello verde acqua, quindi entrambe, e poi la penna gialla, quella
con i mostriciattoli. Va bene, adesso te le tengo da parte. Perfetto. Poi hai bisogno di qualcos'altro? Sì, quindi una matita automatica di quelle con le mine ricaricabili. Hai preferenze sulla tipologia? Qualche preferenza su come deve essere, sul colore? Ok, sì, ce l'ho, qualcosa di kawaii. Adesso te lo mostro subito. Sono sicura che ti piacerà. Posso proporti questa matita qui. Questo è un nuovo arrivo. Guarda che bella. Si tratta di una matita automatica con anche la sua gommina, che ha uno splendido grip qui sull'impugnatura di gomma, in modo che anche la presa sia confortevole. Allora, se hai intenzione di prenderla, la apro perché non ho nessun sample per fartela vedere da vicino. Vedere anche la gommina, che è anche leggermente profumata. La gommina è questa, come vedi è sfumata da lilla a rosa e ha questo soggetto molto carino con scritto Kuromi. Suono, vero? Ah, già ricordavo che tu sei amante dell'ASMR. Ok, invece la matita è questa qui. È molto solida, con anche il gancetto in metallo e come vedi l'impugnatura è gommata per una presa veramente molto molto comoda e confortevole. La mina è da 0,5 mm e ha anche questo soggetto molto carino qui. All'interno vi sono già le mine, come vedi. Come vedi esce già la matita. Ok, la rimetto all'interno. Quindi questa sì, poi sono veramente veramente comode le matite automatiche perché permettono sempre di avere un tratto fine, preciso, senza doverle temperare, senza che ci sia il rischio che si spuntino. Bisogna solo fare attenzione a non esagerare con la pressione, perché altrimenti il rischio magari è di spezzare la mina, che è molto molto delicata. Infatti il mio consiglio è di non far uscire mai una punta eccessivamente lunga, anche perché bastano un paio di millimetri per avere un tratto super efficace. Ti serve qualcos'altro? Ok, allora qui ci sono varie tipologie di penne colorate, dipende cosa avevi in mente. In gel. Ok, allora ti faccio vedere delle penne gel, ma poi ti faccio vedere anche dei nuovi pennarelli acrilici che mi sono arrivati. Dipende se li vuoi usare solo per la scrittura o anche per fare dei lavoretti magari un pochino più artistici. Ti faccio vedere tutto, poi scegli tu. Allora, le penne colorate in gel sono queste qui. Hanno un finish glitter, come piace a te, esatto.
e sono in vari colori, come dice il blu, l'oro, il verde, il viola fucsia, il rosso, il viola scuro, l'arancione, l'azzurro, l'argento e il nero. Molto molto carine. Hanno una punta fine, sì. Fai conto che hanno un tratto proprio da penna. Sì. Ed è inchiostro gel. Sono ancora sigillate, sì. Altrimenti quello che ti dicevo che poteva magari fare al caso tuo, se hai intenzione di utilizzare queste penne, questi pennarelli anche per qualche lavoretto un po' più particolare, questi ci sono arrivati nuovissimi da poco e sono dei pennarelli acrilici. La punta è più grossa perché abbiamo una punta da 2 mm, cioè grossa per modo di dire, perché comunque un 2 mm non è un tratto esagerato, è un tratto da pennarello. Neanche Jumbo, è un pennarello. E la particolarità dei colori acrilici è il fatto che sono veramente molto molto brillanti. E qui abbiamo appunto il color argento, sostanzialmente nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu, viola, magenta e rosa. Non hai mai provato gli acrilici? Guarda, purtroppo anche in questo caso non ho il tester, perché altrimenti ti avrei fatto proprio provare il tratto. Mi spiace. Ok, quindi per ora prendi quelle in gel, che erano quelle che ti interessavano. Va bene. Sì, i colori purtroppo sono solo quelli, ma settimana prossima dovrebbero arrivarmi anche le penne in gel color pastello. Sì. Quindi non so se vuoi prendere già queste glitterate o aspettare il color pastello, esatto. Prendi queste per massimo. Ok, ottima idea. Tanto questo astuccio qui è molto molto spazioso, quindi volendo ci puoi mettere dentro di tutto. Ok, vuoi vedere qualcos'altro? Allora sì, cosa in particolare volevi vedere in color pastello? Ok, allora innanzitutto ho dei post-it color pastello che mi sono appena arrivati. Ok, sono questi qua. Semplicissimi, in quattro colori pastello. Abbiamo il rosa, il lilla, il verdino e l'azzurro. Come vedi? Esatto. Poi, sì, se li vuoi utilizzare anche magari come piccole etichettine, basta che tagli la parte quella con la colla, magari fai un rettangolino e lo usi come etichettina per i libri, perché purtroppo le etichettine color pastello noi non le abbiamo. Ok, allora anche questo te lo tengo da parte. E invece altre cosine pastello che abbiamo, gli evidenziatori, quelli classici della Stabilo, e anche qui abbiamo sei differenti colori: giallo, arancione, rosa, lilla, verdino e azzurro. Ok, perfetto, te li prendo subito, quindi azzurro, lilla e rosa. Quindi questo tris, giusto? Anche arancione.
aggiungiamo anche l'arancione. Anche il giallo. No, no, è proprio pastello, non è giallo evidenziatore, appunto, è un giallo leggero. Sì, anch'io non amo il giallo troppo brillante, è così. È esattamente come lo vedi, è un giallo spento. Quindi l'unico che non vuoi è il verde. Vuoi questi cinque colori? Sì, perdonami, l'arancione te lo cambio perché è leggermente macchiato, deve essersi sporcato quando abbiamo allestito lo stand. Perdonami, te lo cambio subito e sostituisco, ecco, con uno nuovo. Quindi questi cinque. E li mettiamo da parte. Ti serviva ancora qualcosa? Assolutamente sì, come lo vuoi, diciamo quello classico da spremere, quello in barattolino con il pennellino, oppure ho anche il bianchetto, quello diciamo istantaneo che non si asciuga, quello che semplicemente si passa come se fosse un nastro. Certo, assolutamente sì. Questo qui, classico bianchetto a nastro. Questo è il vantaggio di asciugarsi istantaneamente. Infatti qui dice pressa e trascina lentamente. Immediatamente pronto il foglio per essere ripassato nuovamente con la penna. Quindi questo. Sì, poi questo è un 20 metri, quindi praticamente dura tutto l'anno. Ti serviva qualcos'altro? Basta così, hai già fatto un giro per vedere se c'è qualcosa che ti attira. Va bene. Ok, quindi ricapitoliamo, abbiamo queste due penne più quella gialla di Pumpling. Abbiamo i post-it, poi abbiamo la matita automatica con la sua gommina. Abbiamo i cinque evidenziatori e le penne glitter e il bianchetto, giusto? Adesso ti metto tutto in una bustina e poi puoi andare dalla mia collega in casa. Perfetto. Ah no, dimenticavo l'astuccio. Quindi ti metto anche questo nella sua bustina. Perfetto. Parte più importante praticamente. Va bene, allora tieni il sacchettino. Perfetto, dai, allora spero di vederti anche l'anno prossimo, perché no? E buon inizio scuola. Ciao.